name is Daniel Lozarski. I'm an observer. Allora, ho preso il Synchrosync che mi sembrava un po' fuori fase il nostro personaggio. Allora, 220 era, saranno su. No, primo piano, 200, forse il secondo. Sì. 101, 107, 208, 213. Allora andiamo su. 304 e di qui? Ah, siamo fuori. Ok, ma chiuso. Un bagno. Ah, ok. Ok, no, forse è il secondo piano. Vediamo. Qui niente, chiuso. Ecco, 208, 213, possibile. 201, 207. Aspetta, c'è la mappa. 220. Mappa 3, 4, ancora più su, cosa abbiamo? Ah, basta. Cos'è? Mi ricordo bene. Ah, 210. Ero convinto 220. Allora è il secondo piano. Il nostro obiettivo è il secondo piano. Ok, di qua. Questo è 8-9, ci sono qua dentro. Vabbè, vediamo un po'. Magari troviamo il proprietario del box. Nessuno. Di qua. Niente. Dove si va? Dove siamo sbucati? Vabbè, pubblicità. Ah, forse siamo vicini al 210. Che è questo, forse? Saprei. Non mi riconosci? Ma chi? Cosa? Schifoso come al solito. Aspetta, va, torniamo indietro. Non ha numero comunque quell'appartamento. Di qua 11 13. No, 1-10, sì. È la direzione giusta questa, ma allora scusa, eh. Ah, 10, eccolo. Ok. F-
Fascicolo aggiornato. Sono in appartamento di Karnas. C'è qualcosa che non va. Devo perquisire il posto. Farò meglio a stare attento. Ma che è? Cioè, ma aspetta, c'è una macchia di sangue prima, eh? O no? Non posso usare la mia supervista. Ecco, appunto, siamo... Stiamo... mi stai guardando? No. Questo cos'è? Preso da Layers of Fear, sto coso, sto pezzo. Ehi. Ecco, grazie. Silenzio, eh. Comunque preferisco già questo ambiente, tutto il resto molto più pulito. Aspetta, io intanto guardo in giro. Te pareva se non dovevano metterci qualcosa che richiamasse il loro precedente lavoro, eh. C'è un cavo. Non posso interagire. Ah, ecco. Oh God. This is wonderful. Thank you, doctor. Alla serie sono venuti fuori le gambe. Ma c'era qualcosa sotto? No, non si vede. Scusa, la giro ancora. Why specialize in augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Big words. Some would say it's all about improving the patient's quality of life. Bigger than that. Our true goal should be to improve all of mankind, each subject, a step towards that goal. By subject, do you mean patient? What else would I mean? Or were you being clever about my alleged lack of empathy? Strano. Giriamo la radio, giriamo la radio. Sta roba. Aspetta. Ah no, mi era sembrato. Vediamo se torno indietro. Sì. Ah, un'altra sedia che cammina, vabbè. No, il divano questo. You won't hurt anyone else. Giro. Forse no. Questa era la nostra voce. Mi sa, eh. Boh, sto andando a fare avanti e indietro con sta radio. Si è staccato il cavo. Aspetta. Scusa, eh. Ah, dobbiamo tenere premuto, va bene. Ma
questa è la nostra voce. Siamo, secondo me siamo nei nostri ricordi. Ma boh. Che è questo? Cos'è, un robot? Boh. Ah, ok, dobbiamo... Aspetta. Stacchiamo. Ok. Adesso... Cose strane, non mi muovo più. No, posso solo muovere lo sguardo. Non... Ah no, ecco, mi ero bloccato. Vabbè. Tissue inflammation. It's rejecting the implant. Di chi parla? I won't let them hold me down. I won't be forgotten. Una mela. Posso prenderla? Anche se appare l'indicatore, non... No. La radio è sparita. Boh. Qui il tizio è sparito. Ah, ecco. Devo attaccarla alla mela. Chi è? Oh, la luce, vedo la luce, andiamo. Ok. Mo, dove sono? Oh. Cioè. Vabbè, questo non... Non è finita, sì, vedo. Non ha bisogno di allucinogeni, cioè... Ma ci siamo connessi, ma quando? What the fuck just happened? How did you get here? Quando è che ci siamo connessi? Matriarch, give me the duration of the last sequence. You were connected for 16 minutes and 43 seconds real time. 16 minutes? Am I losing it? Already scanned. Focus down. Try to remember. Abbiamo un vuoto. Warning. Abnormal genetic structure detected. This blood doesn't match the victim's. Calibrated trace. Calibrating now. Calibration complete. Trace established. Bingo. Ok, ma aspetta. Prendiamo il Synchrosyn. Yes. Synchrosyn injected. Strain level decreased. Oh, così siamo un po' più normali. Scusa, avevo fatto la scansione di tutto e non ce lo ricordavamo. Letale.
Pooh. Che strano. Ma questo poi chi è? Vabbè, sangue, ok. Ah, la radio. Adesso nel computer. Reintegrazione. Jack, ti ho sempre considerato come un buon amico e mentore, sebbene i tuoi metodi di insegnamento fossero talvolta rigorosi. Mi hanno aiutato a migliorare come chirurgo. Lascia che ti restituisca il favore che ti parli in modo brutalmente schietto. È impossibile che la tua licenza venga reintegrata. Le accuse a tuo carico sono... L'accusa a tuo carico da parte degli avvocati sono troppo gravi. Ho sfruttato tutta la mia influenza per cercare di far passare una mozione, ma non c'è modo di smuoverli. Anche dopo tutto questo tempo ti vedono come un reietto e la famiglia del paziente non facilita la cosa. Santo cielo, Jack, cosa pensavi di fare? Impiantare un prototipo non testato in un paziente di classe A e per cosa? Anche se avesse funzionato, probabilmente ti avrebbero denunciato comunque per negligenza. Qualunque fossero le tue motivazioni, temo che dovrai accertarne le conseguenze. Cordialmente, Herbert. Meriti tutto ciò che ottieni? Non so se riceverai questo messaggio, ma prego Dio che sia così. Mi ci è voluto un po' per trovare il tuo indirizzo. Non ci siamo mai incontrati dal vivo, ma le tue azioni hanno cambiato per sempre la mia vita, nello specifico. L'hanno trasformata in un incubo a occhi aperti. Volevo quindi approfittarne per dimostrarti la mia gratitudine. Sono passati quasi 2 anni da quando l'unica donna che abbia mai amato ha avuto il non invidiabile onore di essere stata presa in cura da te. E sebbene non sia guarita né mai guarirà, il suo dottore, attenzione, un vero dottore, è finalmente riuscito a stabilizzarla abbastanza da farla sentire un po' più a suo agio. A questo scopo ha anche inserito un tubo di alimentazione permanente dove una volta c'era la sua gola. Aveva una voce stupenda, ma so che non ti importa niente. Ho imparato che i sociopatici non si commuovono per le difficoltà altrui, neanche se le hanno create loro stessi. Non ho mai covato ostilità o desiderato che altri fossero colpiti da disgrazie, ma quando guardo il guscio vuoto e deforme che rimane di mia moglie, mi assalgono pensieri ed emozioni che ritenevo inimmaginabili. Ho allegato una foto al messaggio, voglio che la guardi bene, che tu sappia che sei stato tu. Voglio che ti perseguiti per il resto dei tuoi giorni. Voglio che ti ricordi che sei solo un macellaio, non un ciarlatano, uno spietato essere insensibile e vuoto. Non so in che buco ti sia rifugiato, ma spero che ci morirai. E quando succederà, ti auguro di marcire all'inferno, madonna. Non so cosa abbia fatto, ma insomma, vabbè. Diciamo, non l'ha salvato, comunque non l'ha curata. È di nuovo visibile. Ehi, ho quasi la certezza che stia spuntando da sotto la pelle. Questa roba mi prude da matti e si incasina quando la tocco. Devi fare qualcosa, non posso andare al lavoro così. Contattami non appena leggi questo messaggio. HN. Complicazioni. Il vettore inizia a preoccuparmi. Non sembra che risponda bene alla pressione. Vaneggia e tende ad avere attacchi isterici. Di sicuro il mio software è infallibile, così come il tuo hardware, ma l'elemento umano, come sempre, dimostra di essere l'anello debole. Mi chiedo se sarebbe più rischioso coinvolgere un'altra parte o continuare così. PS, grazie per il dipinto, lo appenderò subito e so anche dove. Ok, qui niente, documenti nessun dato, niente. Questo faceva tipo... cioè esperimenti illegali, cioè comunque. Surgeon's license revoked. But that didn't stop him, did it? Ecco, Jack Carnos, ok. Cioè, diciamo, creava esseri umani / robot. Cioè, li fondeva insieme. Boh. Insomma, dottor Frankenstein, tipo. Qui c'è qualcosa. With a cheerful look, wherefrom I took courage. He brought me within, to the secret things. I met someone today. A most welcome new arrival to this hellish place. A kindred spirit. A fellow outcast and a pioneer in his field, shunned by the primitive minds incapable of recognizing true greatness. I have decided to aid this young man with him.
Ah, le tracce, abbiamo seguito le tracce di sangue, sì. Che portano fuori. Ah, del Synchrozine. Synchrozine refilled. Quanto? Synchrozine collected. Synchrozine collected. Ok, ok. Fermiamolo. Va bene, usciamo. Aspetta. Dunque, il Mangiasogni sta cominciando a farmi strani scherzi. Com'è possibile che non ricordi di essermi connesso? In ogni caso, ora che sono tornato nel mondo reale, sarà bene che esplori l'appartamento alla ricerca di indizi. Intercede l'assassino. Il killer è rimasto ferito nella lotta. Sta lasciando una traccia. Se la seguo, forse riuscirò finalmente a mettere le mani su quel bastardo. Ecco, esatto. Seguiamo la traccia. Fascicolo aggiornato. Ah, ok, hanno cancellato. Ok, ok. Aspetta, la traccia conduce di qua. Ma sbaglio? Scusa, vediamo un po' strano. Ci sono dei graffi. È chiuso. Ma vediamo strano. Tipo zoomato. Aspetta. Ma c'era prima sto buco? Non credo. Qua la traccia di... Sì. Vediamo strano decisamente. Io chiuderei la porta, così, giusto per precauzione. Dove è andato? Di qua. Cos'è sta roba? Dove sono finito? Dove sono finito? In un laboratorio, un altro clandestino. Vabbè, c'è sta bestia che mi segue, mi sa, Ma ritorniamo nel seminterrato. 666, appartamento del diavolo, questo. Boh. Oh madonna, adesso siamo ubriachi. Oh madonna. Ma che è? Siamo al contrario. Nessuno risponde. Qui è chiuso. Va bene. Non facciamoci domande. Matriarch, report DR3AT activity within the last 15 minutes. No activity detected. I don't get it. I'm not even plugged in. Am I fucking losing? Sì, decisamente. Cioè. Chiudiamo, Chiudiamo. Vediamo cose strane. Basta. Ah, una porta col codice. Sì, ma possiamo violarlo. Vediamo.
Bastano 3. Oh, ne mancano 2. Aspetta. Non è che c'è qualche indizio qui intorno, magari. Dove siamo finiti? Sì. No, non siamo connessi. No? Assolutamente. Proprio quello che vediamo noi. Boh. Aspetta, mancano 2 numeri. Non è che magari sono qua intorno. Anche se... questo si apre. Cos'è? Un ricordo. Vediamo. Qui non si può aprire. Andiamo giù. Ma cos'è sto posto? C'è un pulsante, non lo premerei, però mi sa che lo devo premere, no? Dove? Scusa, ho premuto. Ok, forse adesso si è aperta la porta. Era... no. Non lo so, scusa. No, ci mancano sempre 2 numeri. Ci mancano sempre 2 numeri. Beh, un modo c'è, per sbloccarla senza saperi, però è un po' lunghetto. Possibile che la soluzione non è qui, magari. Non so se vedo 2 numeri. Ah, 69. Eccolo lì. Hai visto? Ma aspetta, ok. Non era apparsa prima. Ok, allora 6. Ok. Vabbè, solita porta che si chiude da sola. Non fa niente. Ah, è andato di là. Di qua niente, no. Di qua è andato. Sono barattoli in aria. Hey PD, I need to ask you some questions. Shh, keep your voice down. He'll hear you. Soggetto, lui chi? Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Simboli. Does he live around here? Below. He lurks below. Only comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He always gets his prey. What are you talking about? No! I've already said too much! I won't let him hurt you, if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. Vabbè. Oh, 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 bene. Ok, apro la porta. Posso? Madonna, dove sono finito? Foggy. In forest. Vabbè, boh. E niente, io vado avanti così. C'è una bicicletta, potevamo prenderla. Magari così. No, eh.
non so, è tutto uguale, cioè. Scusa, se vado di qua posso, no, non posso correre, posso zoomare, ma boh. Non è che devo trovare la giusta via. Io sto girando a caso adesso, ma aspetta. Forse secondo me la bicicletta non è qua a caso, Cioè devo seguire tipo la bicicletta forse? Non saprei. Non ne vedo più di biciclette. Oh. A parte che si vede poco. Oh, qua c'è una bicicletta, aspetta. Forse devo, non vedo. Dove è rivolta? Di qua. Forse seguire dal lato dove è rivolto, non so. Eccola, eccola. È rivolta di là, andiamo di qua, andiamo dritti di qua. Intanto cerchiamola con lo sguardo magari. Eccola, eccola, ok. Seguiamo allora questa direzione. Ancora la bicicletta, io vado dritto, Ecco ancora. Oh, scusa. No, non si può. Ah, ma c'ho. Aspetta. Oh, Madonna. Cos'è? Posso premerlo, ma ci abbiamo i... Ah, è vero, abbiamo anche la visione notturna. Scusa, però ho visto qualcosa. Cioè, si vedeva qualcosa. Cos'è? Cioè, lo premo, ma non succede niente. Oh. Che è successo? Beh, così si vede decisamente di più. Aspetta, Ecco un'altra bicicletta. Oh! È un macchinario. Aspetta. Non so cosa ho fatto, ma... Aspetta. Se l'ha visto una, è una specie di corridoio. Aspetta. Aspetta, aspetta. Vasca, vado di qua. No, non si vede più, aspetta. Ok, ok. Così. Così forse. Vediamo. Ok. Madonna, se è strano forte sto pezzo. Qui c'è un muro. Dove siamo finiti? Scusa, e con l'altra visione vediamo uguale. Sì. Ma preferisco questa. Con la visione notturna.
notturna, invece intravediamo qualcosa. Oh. Siamo in un... Cos'è? Oh. Ho attivato qualcosa. Si intravede adesso qualcosa. Aspetta. Cos'è? Aspè. Questo ho già tirato, sto robo. Mi sa che siamo al punto di prima. Proviamo ad andare di qua. Sì, ma... si vede veramente poco. Cos'è che c'è qua? Ah, l'ho trovato, un altro coso. Oh, madonna. Bingo. Come bingo? Ho capito una mazza. Cioè. Ma dove sono finiti? Oh! Ah, ecco, siamo fuori. Ah, oh madonna. Scusa, aspetta un attimo. C'era scritto fascicolo aggiornato, non so, scusa. Sì. La traccia ce l'ha già detto, ma vabbè. Boh, seguiamo sta traccia, mi sa che conduce di qua.